L'arte di lavorare la lana risale a epoche remote, quando ancora non esistevano i libri. Trattati e disegni di macchine come questo sono soltanto di pochi secoli fa. I sistemi di lavorazione sono antichissimi e il loro principio sta ancora oggi alla base della tecnica moderna, che ha continuato a perfezionare queste macchine primordiali, trasformandole in perfetti macchinari di sempre più elevata produzione. Nel 1817 viene fondata in Italia, e precisamente a Schio, una piccola industria laniera che diventa sempre più importante. Nella seconda metà dell'Ottocento i suoi reparti sono già forniti di ben 26 assortimenti di filatura e sono in grado di affrontare la lavorazione di ogni tipo di prodotto laniero. Oggi quell'industria è la Lane Rossi, uno dei più grandi complessi lanieri italiani. Fu Alessandro Rossi a fondare un secolo e mezzo fa questa industria diventata oggi tanto importante. Passato e presente fanno parte della tradizione. Persino la moda non riesce a dimenticarsi del passato ogni tanto. Ecco per esempio un tessuto che nel 1866 era di moda per gli uomini eleganti e oggi è diventato un privilegio di eleganza persino nel rivestimento interno di un'auto di classe. Ecco invece i campioni delle stoffe che furono di moda nel 1900. Quanto tempo è trascorso mentre le macchine sono diventate più perfette e più veloci. In un moderno stabilimento la lavorazione della lana procede oggi a un ritmo che un artigiano delle epoche passate giudicherebbe proprio vertiginoso. La lana giunge allo stabilimento in balle pressate di dimensioni e confezione diversa a seconda del loro paese d'origine. Australia, Sudafrica, Argentina, Nuova Zelanda, eccetera. Nella stagione fredda, prima del loro impiego, le balle, indurite per effetto della solidificazione del grasso di lana, passano in un tunnel dove vengono riscaldate e fatte rinvenire mediante processi capacitativi ad altissima frequenza. Poiché la fibra di lana è diversa nelle diverse parti del corpo dell'animale, si procede ad una selezione del vello per ottenere delle masse di lana sucida perfettamente omogenee. Questa operazione si fa nel reparto assortissaggio, dove operaie specializzate procedono alla separazione delle qualità secondo finezza, lunghezza, resistenza, colore. Data la delicatezza dell'operazione, le singole qualità vengono ripassate dai maestri dell'assortissaggio prima di essere immesse nei box, da dove vengono risucchiate da potenti aspiratori e, attraverso condotte pneumatiche, portate ai reparti di lavorazione. Da questo momento ha inizio il processo di pettinatura che comprende diverse fasi. La prima è la battitura, che ha lo scopo di aprire le ciocche ed eliminare la maggior parte di terriccio rimasto aderente al vello. Segue poi il lavaggio, che viene effettuato in grandi vasche disposte in serie, dove vengono eliminate tutte le sostanze estranee alla fibra, quali le terre residue, i grassi solubili ed insolubili. Una colonna di lavaggio può comprendere fino a 6 vasche per una lunghezza complessiva che può raggiungere anche i 40 metri. Non per niente si dà il nome biblico di Leviathan. Tra una vasca e l'altra la lana subisce una spremitura attraverso cilindri pressati da una forza che si misura a tonnellate. La lana, perfettamente lavata, passa all'asciugamento in appositi forni che la portano al giusto tasso di umidità. All'uscita viene ammorbidita con spruzzi di oli speciali che renderanno più facile lo scorrimento delle fibre nelle operazioni successive. La lana è pronta quindi per la cardatura, operazione che precede la pettinatura vera e propria. La cardatura ha lo scopo di dare un primo orientamento alle fibre e nel contempo di eliminare tutte le impurità vegetali, chardon, lappole, fibre estranee, eccetera, impigliate nel vello durante il pascolo dell'animale. Normalmente il prodotto di più carde viene raccolto in un unico nastro, che tramite una teletta di accompagnamento giunge al vaso di raccolta terminale.
Una ulteriore parallelizzazione delle fibre viene effettuata a mezzo stiratoi a barrette intersecantesi, gli intersecting, sui quali la lana subisce tre passaggi successivi. I nastri vengono presi alternativamente dalla testa e dalla coda ed accoppiati fra loro per provocare e lo sfasamento e la fusione delle fibre. Il materiale è ora pronto per la pettinatura vera e propria, che è una delle operazioni più delicate di tutto il ciclo. La pettinatrice ha la funzione di completare la parallelizzazione delle fibre e di nobilitare il nastro uscente eliminando le fibre corte, i bottoncini ed i residui vegetali sfuggiti agli organi slappolatori delle carte. Due ulteriori passaggi dopo la pettinatrice, un vuotavasi ed un finitore ribobinatore, assicurano una perfetta regolarità del nastro pettinato, o tops, che costituisce il prodotto finale della pettinatura. Alle lane particolarmente fini si dà un passaggio intermedio di lisciatura per far perdere alle fibre le grosse ondulazioni. L'operazione consiste nel far passare il nastro in una macchina costituita da tre vaschette che contengono opportuni detergenti ed ammorbidenti e da un essiccatoio a cilindri riscaldati dove la lana viene stirata e fissata. I tops di lana sono così pronti per la filatura. Moderni strumenti di laboratorio provvedono a controllare i prodotti nelle varie fasi. La regolarità è misurata da un sensibilissimo strumento elettronico. La lunghezza è tradotta in diagramma fibroso da un apparecchio selezionatore a pettini. Il tasso di umidità viene determinato con una stufa di condizionatura. La finezza è controllata con un lanometro a 500 ingrandimenti. Mentre un'operaia specializzata giudica la pulizia del nastro utilizzando un dispositivo a riflessione. Nella filatura la prima operazione ed una delle più delicate è la formazione dell'impasto, che consiste nella intima fusione in una macchina chiamata mélangeuse di lotti di tops di lana di diversa origine e caratteristiche, allo scopo di ottenere del materiale più omogeneo e adatto all'uso cui è destinato. Mentre una parte dei tops ottenuti viene utilizzata in greggio, un'altra parte viene tinta o sbiancata o stampata. La tintura si esegue ad alta temperatura in vasche a pressione di acciaio inossidabile dotate di apparecchiatura per il controllo automatico del processo. La sbiancatura o candeggio si ottiene mediante un blando trattamento in acqua ossigenata che rende la lana perfettamente candida. Un altro sistema di coloritura è quello a stampa su tops, detta Vigouret dal nome del suo inventore. Questo sistema permette di ottenere con le successive operazioni di lavorazione dei colori mélange molto fusi. Ai processi di coloritura segue la lisciatura, che comprende il risciacquo in 4 o 5 vaschette per eliminare eventuali residui di tintura, ed un forno per l'asciugamento. I
lotti di tintoria vengono poi intimamente mescolati, sia per uniformare le varie cotte, sia per preparare le mélange. Alla mescolatura segue normalmente la ripettinatura, operazione che ha lo scopo di eliminare gli eventuali infeltrimenti causati dai processi di tintoria. Dopo i soliti passaggi finitori, il TOPS passa alla cosiddetta preparazione alla filatura. Un assortimento di preparazione è costituito da una serie di veloci monotesta a barrette con uscita a vasi, seguiti da uno o due passaggi finitori. Nella preparazione, il nastro con accoppiamenti e stiri opportuni viene affinato e portato alla grammatura richiesta dalla filatura vera e propria. Ci sono due sistemi di preparazione. Quello francese, detto anche continentale, dove lo stoppino finale è costituito da fibre ancora parallele. E quello inglese, dove lo stoppino subisce una torsione preliminare sul cosiddetto banco a fusi. Le cannelle di preparato passano al filatoio continuo ad anello o ring, dove lo stoppino viene stirato al titolo voluto e trasformato in filo torto con un predeterminato numero di giri al metro. Il titolo esprime la lunghezza in chilometri di un chilo di filato. Gli ambienti di filatura sono tutti climatizzati, cioè mantenuti in condizioni di umidità e di temperatura rigorosamente costanti. Per fissare la torsione si ricorre alla vaporizzazione, cioè ad un trattamento combinato di temperatura e di umidità che si effettua in apposite camere dotate di sensibili apparecchiature che consentono di regolare con matematica esattezza le condizioni termo-igrometriche ideali per ogni tipo di filato. A questo punto il ciclo di filatura può considerarsi finito, però per esigenze di un più razionale utilizzo nelle successive lavorazioni, il filato viene trasferito dai fusetti, che portano solo poche decine di grammi di filato, su rocche di circa un chilo. Durante questa operazione il filato viene anche stribbiato, cioè epurato di tutte quelle irregolarità, fiamme, sporco, doppi, ricci, grossi, che si siano occasionalmente creati durante la fase di filatura. Per grosse partite si usano macchine modernissime, dove il cambio dei fusi e l'annodatura dei capi avvengono del tutto automaticamente e l'intervento dell'operaia si limita all'alimentazione della caricatrice rotante. Per piccole partite si usano invece le roccatrici tradizionali. Per la parte di filato che va ritorto, il filato semplice viene dapprima accoppiato al numero di capi richiesto, fino a 6, e successivamente ritorto. Uno degli impieghi del filato è quello per la maglieria esterna, il cosiddetto zefir, per il quale si usano normalmente filati grossi ritorti a 2 o più capi. Il filato deve essere aspato, vale a dire trasferito dai fusoni provenienti dalla ritorcitura in matasse grammate parallele del peso ciascuna di un etto, suddivise in 4 filsuolini di 25 grammi ciascuno. Le matasse provenienti dal filato tinto in tops vengono purgate in un lavaggio continuo, mentre le matasse fatte con filato greggio vanno in tintoria per la coloritura. Vengono poi immesse in un tunnel continuo a più camere, dove il filato viene successivamente asciugato, vaporizzato e condizionato. Segue un passaggio di finitura, dopodiché i pacchi di matasse, controllate, etichettate e munite del bollino di garanzia, sono pronti per la spedizione. Per filati speciali e di particolare pregio, alla matassa si preferisce il gomitolo. Oggi, inoltre,
Si stanno affermando altre confezioni più razionali che per la loro praticità d'uso ottengono sempre maggiore successo. L'impiego fondamentale del filatolo si ha però in tessitura. Qui i filati di lana devono essere immagazzinati e catalogati secondo titolo, finezza, qualità, colore e composizione, in modo da rendere più agevole il prelievo e la consegna ai successivi reparti di lavorazione. Il tessuto è composto dello stame o catena e della trama. La catena si prepara negli orditoi, che sono costituiti da una cantra, dove i filati vengono disposti secondo il colore e da un grosso tamburo sul quale il filato viene avvolto su divise importate ripetitrici del disegno. Dopo essere stato trasferito nel subbio, il filato passa alla macchina di incollare, dove un bagno di una speciale bozzima gli conferisce una maggiore resistenza e lo rende più idoneo a sopportare le sollecitazioni meccaniche del telaio. Speciali apparecchiature elettroniche controllano e regolano la temperatura nel forno della imbozzimatura. Il subbio passa quindi alla licciatura, che consiste nel far passare i singoli fili nell'occhiello dei licci. L'operazione è oggi facilitata da porgifilo meccaniche. Si procede quindi alla preparazione del pettine, facendo passare il filo allicciato nelle maglie del pettine. Il subbio, così preparato, vale a dire allicciato e col suo pettine, viene caricato sul telaio. Nel frattempo si procede alla preparazione della trama. L'operazione viene fatta su macchine speciali, dette rispolatrici, che trasferiscono il filato dalle rocche alle spole di dimensioni atte ad entrare nelle navette del telaio. Tutto avviene automaticamente e gli interventi dell'operaia si limitano alla ricarica delle rocche sulla rastrelliera. Il telaio ha il compito di costruire il tessuto mediante l'inserimento dei fili della trama tra i fili dell'orditoio. Il movimento combinato dei licci e delle navette determina l'intreccio o armatura del tessuto. La combinazione dei movimenti è data da un nastro perforato sul quale è stato precedentemente tradotto il disegno. Con i telai moderni il numero di battute è più che raddoppiato rispetto ai telai tradizionali. Inoltre, particolari dispositivi provvedono al cambio automatico della navetta, mentre speciali guardie ordito a lamelle bloccano il telaio alla rottura, sempre possibile, di un filo della catena. Uscito dal telaio, il tessuto greggio viene visitato, operazione che si fa su moderne macchine che provvedono anche al taglio delle briglie delle cimosse. Seguono le operazioni di pinzatura e di rammendo.
Con la pinzatura si tolgono le ultime impurità ancora esistenti, mentre col rammendo si riparano le eventuali piccole imperfezioni del tessuto. A questo stadio il tessuto è ancora greggio. È compito del cosiddetto apparecchio conferirgli quelle caratteristiche di aspetto e di mano che lo rendono perfettamente idoneo all'uso cui è destinato. Innanzitutto la pezza viene lavata per eliminare la bozzima e gli oli di filatura. Diversi sono i trattamenti che da questo punto il tessuto può subire in relazione ai differenti articoli. Può venire follato per renderlo più sostenuto e compatto. Può essere fissato per aumentarne la stabilità dimensionale. Può essere tinto se la pezza è stata tessuta greggia e viene richiesta in colori uniformi. Anche in questo reparto tutti gli apparecchi sono di acciaio inossidabile. Dopo questi trattamenti in bagnato, la pezza viene centrifugata e ridistesa, quindi infaldata e asciugata. L'asciugamento si fa su macchine dette ramese, che hanno altresì il compito di portare il tessuto all'altezza prescritta. Seguono poi altre operazioni, quali la garzatura, che ha il compito di sollevare il pelo dando alla stoffa una mano morbida e piena, la cimatura, che ha invece la funzione di tagliare il pelo ad un'altezza uniforme. Si usano oggi cimatrici multiple che hanno una produttività doppia delle macchine tradizionali. L'appretto dato sul foulard che ha lo scopo di conferire al tessuto l'ingualcibilità. Il decatissaggio che ha la prerogativa di ridare al tessuto la sua naturale gonfiezza. Di apparecchio il tessuto subisce una ultima rigorosissima visita da parte di esperti detti spongers. Dopodiché il tessuto viene misurato, spazzolato e arrotolato e passa nel magazzino dei prodotti finiti. Collaterale alla lavorazione del pettinato si svolge la lavorazione del cardato. Qui la materia prima è spesso molto eterogenea. È per questo che l'operazione di mischia è di primaria importanza. Da un primo monte il materiale viene prelevato con tagli verticali e trasferito, previa battitura, in una seconda camera circolare e rotante, dove si forma una seconda mischia.
Da qui il materiale, prelevato sempre con tagli verticali, passa al reparto carderia. Qui le macchine sono molto più complesse che non le carde del pettinato. Le unità moderne sono costituite da due parti. La prima è detta carda a rompere, la seconda carda finitrice. Il divisore suddivide il velo in stoppini che danno luogo alle cosiddette cannelle. Queste vengono caricate sui filatoi continui che, dando torsione allo stoppino, lo trasformano in filato. Dalla filatura il filato passa alla tessitura, anche qui suddivisa nelle fasi di orditura e di copsatura. Per le termocoperte, l'intreccio è rinforzato da un supporto di cotone che consente una garzatura spinta atta a dare al prodotto finito la massima vaporosità e leggerezza. In questo reparto i telai sono del tipo a jacquard, che permette la formazione di tessuti operati di grande effetto. La lavorazione del cardato costituisce nel settore laniero una branca a sé, con proprie e ben definite caratteristiche, sia per i processi tecnologici di trasformazione, sia per i prodotti finali, sia per gli sbocchi del mercato. Il cardato è immeritatamente considerato un sottoprodotto dell'industria del pettinato, mentre è invece vero che col cardato si possono creare magnifici articoli di altissimo pregio. Di recente sono stati installati anche telai di nuovissima concezione, senza navetta, che consentono velocità doppie di quelle dei telai classici e riducono di molto la rumorosità dei reparti. Le operazioni di finessaggio sono varie, ma abbastanza simili nel concetto a quelle della lavorazione del pettinato. Primaria importanza assume per le coperte il processo di garzatura. Dopo l'orlatura, le coperte ed i plaid passano al reparto confezioni e quindi al magazzino. Un altro modernissimo settore di lavorazione è quello dei tappeti tufted, che ora la società europea Rossi Flor, consociata alla Lane Rossi e alle società americane Cavencraft e West Point, produce su enormi specialissimi telai ad aghi che costruiscono il tappeto lavorando su un supporto di juta ed hanno una capacità produttiva di circa 120 metri all'ora, su una larghezza che può arrivare fino a 5 metri.
All'uscita dal telaio il tessuto viene gommato sul retro, cimato, tagliato e confezionato. Durante l'intero ciclo il tappeto viene sottoposto a reiterati ed accurati controlli di qualità. La lana è stata, fin dall'inizio, indispensabile conforto alla vita dell'uomo. Ed ora che l'antico arcolaio si è trasformato in imponenti e complicati macchinari, ogni giorno più precisi e veloci, che producono sempre meglio, sempre di più, si può anche sicuramente affermare che la lana è ancora e sarà sempre insostituibile.